Salve a tutti Blazers, bentornati in Rocket League. Sono in forma, mi sento in formissima, mi sono allenato, sono un fottuto tots, sono Erin Blaze Tots, ok? Per cui oggi ragazzi, per questo nuovo video su Rocket League, l'obiettivo non sarà più vincere 2 partite su 3, ma proviamo a vincere 3 partite su 3. Obiettivo triplete. E lo faremo nei match caos 4 contro 4. Ragazzi, andiamo a spaccare tutto. Notare la mia macchina, che è bellissima. E Saturno non poteva mancare. L'antenna di Saturno è un fottuto must. Ok, iniziamo la prima partita. Siamo nel team degli arancioni. E facciamo subito la retro, perché sta andando già in porta. No, ok. Perché voglio innanzitutto prendere il turbo, ragazzi. Il turbo è fondamentale. Bisogna avere sempre il turbo pieno se possibile. Non devo giocare tipo oratorio tutte addosso al pallone, ma voglio studiare l'azione da lontano e poi intervenire non appena sarà conveniente farlo. Vai così in porta, vai che vai in porta. E l'hanno deviato ovviamente subito. Era troppo lento il tiro, era più un rilancio che un tiro questo. Vai in mezzo, in mezzo. Didiero la butta dentro, ragazzi. Io non ci sono arrivato mai perché ero troppo distante. Però Didiero c'è. Anzi, Didier 013. Vabbè, oh, l'importante è che 1-0, ragazzi. Stiamo vincendo la prima partita e andiamo subito a colpire questo pallone. Non c'è il primo tocco e non l'abbiamo buttato in rete. Peccato. Peccato però. Siamo qui attivi sull'azione. Occhio, occhio, rilanciamola, ok, bam, in avanti. Stanno attaccando, no, no, pericolosamente davanti alla porta c'è il gol, ovviamente. Eravamo lontani dalla difesa, purtroppo, non c'era nessuno in grado di fermarla. Bam, primo tocco e vai così, vai così, vai così. Ah, merda, ero troppo distante, volevo fare la figata tipo di dietro, di tacco. Flyorn scrive mia in chat e poi la lascia andare, geniaccio, e loro ovviamente vanno a fare il gol. Che cazzo fai? No dai, non si può perdere subito però, non possiamo iniziare così. Io le voglio vincere tutte e tre. Dai, no, il palo e poi la buttano dentro. Flyorn, la redenzione. Partita sicuramente combattuta, però io non sto facendo un granché e questo non va bene. Voglio fare anch'io un gol, voglio dire la mia. Dai, stiamo ancora attaccando, ragazzi. Stiamo ancora attaccando. No! No! Va in porta, va in porta. Non ci credo. Che ciulata, cazzo! Mia! Ok, ok, l'abbiamo buttata via, ragazzi. Ora si va ad attaccare. Vai, il pallone al centro! E c'è il gol! 3-3. Ragazzi, situazione di pareggio. Ce la possiamo fare. Manca 1:22. Non devono attaccarci perché è molto pericoloso. Ok, vai, salta. L'ho respinta benissimo. Dai ragazzi, andate in attacco, andate in attacco. Qua non c'è il turbo, mannaggia. Pensavo di trovare il turbo, invece non c'era. Grandissimo, la deviazione. E la spingono in attacco. Vado, vado anch'io, vado anch'io. Però non c'era bisogno. Didier, 4-3. Ora abbiamo 40 secondi, dobbiamo difendere il risultato assolutamente. Però potremmo anche pensare a fare un gol. Purtroppo il mio compagno di squadra me l'ha levata dalla porta. Eccola, eccola. No, 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 ragazzi. No, no, ragazzi. No, no. Spingila via. No, la buttata in porta. Non ci credo. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Buttatela in avanti. 3 secondi, 2, 1. Basta, è finita. Tempi supplementari. Per forza, per forza. E mi fanno esplodere così a caso il fastidio. Ok, e qui è un chi segna vince, ragazzi. Dobbiamo segnare per primi noi. Per forza, buttala, colpiscila bene. Ok, vai che in mezzo. È in mezzo qualcuno. Non c'era nessuno a crederci, mannaggia. Non c'era nessuno, sto laggando pure. Cosa succede? Si sto pingando a bestia. La colpisco in porta. In porta, l'han deviata. Non ci credo, non ci credo. No, 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 il rilancio avversario. Dobbiamo fermarla. Fermiamola, ragazzi. In difesa, merda. Ok, ok, l'ho fermato in qualche modo. No, 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 ok, l'ha rilanciata da solo. Va che va in porta. Si fa autogol, l'autogol. Non ci credo. E c'è la vittoria, ragazzi, ha fatto. È stato un autogol. Questo l'ha buttata lì, tac. E poi lui, ecco, è stato sfigato, diciamo, non l'ha fatto apposta. L'ha buttata in porta. 5-4, ragazzi, ci portiamo a casa in qualche modo la prima vittoria. Nuova partita, ragazzi. Nuova lobby, perché l'altra laggava. Iniziamo subito. Ho già visto un'intelligenza artificiale. No, c'è un'intelligenza artificiale negli avversari. Dai, attacca, dai.
Ok, subito in attacco. Vai così. Il palo, no, dai. Il palo, un'altra volta palo. Ok, c'è stato un autogol abbastanza inaspettato. Fabulous. La tirata prendendo il palo e poi l'autogol del difensore. Va bene così. Un'orgia di ferraglia. Chi? La paro! Attenzione! Parata epica! Parata epica! E parto io al contropiede. No, me l'hanno toccata. Ok, però... aspetta che ci siamo. Dai che il pallone va in mezzo. Dai che va in mezzo, l'hanno deviato. Porca Eva. No, no ragazzi. No ragazzi! Fabulous la para. Ragazzi, stiamo rischiando tantissimo però. Attacchiamo noi, ragazzi. Attacchiamo noi. Mamma mia, di coda! Di coda, cosa ho fatto? Non l'ha buttata dentro! Non ci credo, non ci credo, era bellissimo quel colpo. Era bellissimo. Ok, dai, l'abbiamo deviata. Vai che la spingo in avanti. Dai, al centro, dai. Bravissimo Fabulous, la tira in porta. Ok, ok, col mio assist, non so neanche come. 2-0, ragazzi. Stiamo rischiando un sacco, eppure siamo in vantaggio noi. Dai, Fabulous. Vai Fabulous, la spingo in mezzo. Qualcuno che ci crede? Non c'è mai nessuno. Non c'è mai nessuno. Oggi sto vestendo i panni dell'assist man e del portiere miracoloso, a quanto pare. Dai, qualcuno la butti fottutamente in mezzo. Bravo, bravo. In porta il palo, il palo, il palo. Però qualcun altro l'ha buttata dentro. Pomme, ce l'ha fatta. E mi becca un altro assist. Stiamo gestendo molto bene il risultato. E qua arriva... non arriva il quarto gol. Cosa hai cannato? Amico, cosa hai cannato? Vabbè, dai, non importa. Stiamo vincendo comunque. Però è stato abbastanza imbarazzante quello che hai fatto. La butto in mezzo con una sforbiciata. Niente da fare. 0 secondi. Partita finita 3-0. Siamo comunque a 2 vittorie su 3. Vicini al triplete, come desideravo dall'inizio. Ragazzi, partita decisiva ora. Ce la devo fare per raggiungere il mio obiettivo. Crediamoci tutti assieme, ragazzi. Ho giocato molto in difesa, molto negli assist. Questa volta voglio giocare anch'io in attacco. Voglio fare gol. Quindi speriamo di fare un bel gioco di squadra. Partiamo subito con cattiveria sul pallone. Mi hanno rubato il turbo. Però noi la rilanciamo. Già qualcuno scrive in difesa e c'hai ragione in difesa, eh. Qualcuno in difesa ci deve stare. Però io questa volta voglio anche attaccare. Quindi eccomi! Il tiro in porta e c'è il gol! Subito! Neanche 20 secondi. 1-0, ragazzi. L'avevo chiamata questa, volevo il gol. E così è stato, guardate che bello. Di coda, bam, nell'angolino, imprendibile. Ora proviamo ad andare sul pallone, dato che siamo molto vicini. E infatti non è niente male. Aspettate che la butto in mezzo. No, l'hanno deviata, ok. Però abbiamo iniziato, direi, assolutamente bene. La spingo dentro ancora. Doppietta, ragazzi, doppietta. In 30 secondi. Ok, dai, questa gliel'ho un po' fottuta. Andava in rete comunque. Però non sapendo neanche chi arriva da dietro, magari qualcuno la spinge via. Ho fatto così. Ho un po' rubato il gol, dai, diciamolo. No, ah, merda. Ho demolito uno che poteva andare a fare il gol. Anche questa è una tattica interessante, demolire la gente. Ok, l'hanno rilanciata loro da soli. Attenzione ragazzi, player, uno che si chiama player l'ha spinta dentro. Fox Alice, che diamine ha segnato? Perché ha visto segnato da player? E allora? Ah, forse non c'è un errore con il suo nome. Comunque vabbè, ok, ha segnato lui. 3-0 ragazzi, bene così. Ci stiamo portando a casa anche quest'ultima partita, ma non è ancora detta l'ultima. Torniamo in difesa. Merda. Merda! No, la palla è qui. È qui. L'hanno buttata dentro. Cosa avevo detto? Mai dare per scontato il risultato. Guardate questo da dove è partito. Cioè, se l'è sentita tantissimo. Là c'eravamo noi tutti a fare gli acrobati senza toccare la palla. E lui la butta dentro. 3-1, eh. Abbiamo ancora un bel vantaggio. Ok, ok, ok. No, 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 no. Qualcuno la metta in mezzo. Bravi. No, l'hanno lisciata tutti. Non ci credo. Ok, la metto in mezzo io. La metto in mezzo io. Cosa sta succedendo? Ping pong. Cosa stiamo facendo? Ok, salvata la situazione. Buttiamola dentro. La tiro in porta addirittura. Ok, me l'hanno presa ovviamente. Ok, andiamo in difesa. Sono solo in difesa. Ok, l'ha salvata. Molto bene. Vediamo se la tocca male. L'ha toccata male, sì. La palla va dentro. Il mio compagno di team mi sperona perché è un coglione. E non ce l'ho fatta prenderla.
E c'è un autogol. Perché? Perché l'ha fatto. Così ce lo regalano, Romer la colpisce, arriva lui, la potevano ribattere in due, ma lui ha deciso di buttarla dentro, ha detto finiamola qui. Non si può mai sapere, come ho detto anche prima, la buttiamo in avanti. Va che bella palla, va che bella palla, va che bella palla. Sì, però rimane qua questa, ok, la ribatto in mezzo, credeteci ragazzi, ci han creduto, c'è anche l'assist. Fabulous l'ha buttata dentro, 5-1, e sul 5-1... forse possiamo anche dire che la partita è vinta. Già quell'uno che hanno fatto è una vergogna per noi. Dobbiamo vincerla! Bene! Il tiro in porta, la traversa, cazzo! Vicinissime la tripletta oltre che al triplete. E la tirano loro in porta! Con un rimbalzo bruttissimo e poi vabbè la spinge dentro. Vabbè, è andata come è andata. Guardate qua. C'è stato tipo un mega rimpallo, poi è arrivato Kimilan e l'ha buttata dentro. Per il 5-2. Dai, però mancano 10 secondi, ragazzi. 10 secondi e poi è finita. E abbiamo vinto anche la sfida del giorno. 2 secondi, 1. Appena toccherà il terreno, la partita finisce. Terza vittoria su 3 partite, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Sono il man of the match. Chiudiamo proprio in bellezza. 2 gol, 1 assist, 2 tiri. Quindi 2 gol su 2 tiri. Direi molto bene, ragazzi. Sfida vinta. E devo dire che dopo un po' di pratica, un po' di partitelle così a muzzo, sono migliorato. Tante cose sembravano difficili, però ancora sto giocando con la tastiera e con la pratica si riesce a fare anche determinati colpi un po' più complessi. Io concludo qui il video, è stata una vittoria totale, quindi ragazzi lasciate un bel like se la puntata vi è piaciuta. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, quindi un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti!